the same since I expired. Doesn't mean that I plan to retire. And now I have the power to breathe all of you in entertaining. Ciao ragazzi, benvenuto a un nuovo video. Parliamo di certe ragazzi. Oggi ragazzi si parte con la reazione, ragazzi. Sul testo VHS, su Pop Playtime capitolo 3. E fa strano, dato che l'ho fatto la reazione al secondo VHS su Kishimishi. Questo VHS è uscito 8 giorni fa. E sì, ragazzi, la faccio solo ora. Ma a me, ragazzi, non è importante. Che cazzo me ne frega a me? E adesso partiamo col video. Vai. Ok, ok, succede. I giocattoli lì. Ah, si sta muovendo da solo. Ok. Andiamo gli altri. Ok. Porca troia. Oh cazzo, che sangue. Ah. Sì, ma in quel video in che anno siamo? Ok ragazzi, questo video, questo pezzo del video lo sto registrando nel mentre sto montando questo video. Allora ragazzi, dopo aver visto la VHS e dopo essermi informato dalla reazione di questo VHS di Fabio Nicolini e se anche di Pappe 2, credo di aver capito un attimo qual è la situazione di questo VHS. Che Thomas Clark, che era uno degli dipendenti della Playtime Co., lavora per questa azienda dal 1955. La collega spiega che Thomas gli è stato diagnosticato un cancro ai polmoni, se non ricordo male. Thomas, avendo dopo la scoperta di questa malattia terminale, si offre volontario per fare l'esperimento su Bron, il dinosauro. Si fa prendere la sua anima, cioè muore, diciamo, e lo trasferiscono nel giocattolo di Bron. Giusto per l'esperimento. Perché tutti i giocattoli odiano o hanno odiato Bron? Perché in realtà Bron, il dinosauro, è in realtà posseduto non da un bambino, da uno dei dipendenti della Playtime Co. che prendeva i bambini, li rubava le anime, le loro anime, e li trasferiva nei giocattoli, tipo Agiwagi, Pizzer, Filler e il resto. E allora gli altri giocattoli
non guardano in modo tenebroso, inquietante, nel senso che in modo non provano nessuna simpatia. La cosa che ha colpito di più è passato pure cacare addosso, addirittura ho fatto un salto così, l'ho ucciso da dietro. E quel qualcuno si tratta di Kissimissi. Non può essere Momino Slash perché in questo frame i piedi sono gialli e si vede. E Rossi in questo frame, nel momento in cui uno la Plate and Co. va a riprendere Bron morto, stecchito, in questo frame si vede Kissimissi. E no, non si tratta di Momino Glass, ma di Kissimissi. E la signora giustamente dice, l'avrebbe ucciso se la sicurezza non avrebbero intervenuto. Così ha detto, se non ricordo male. Finisco con dire l'analisi che il dinosauro Brown alla fine finisce che dopo essere stato aggiustato, rimesso in vita, diciamo, viene isolato in uno stanzino, senza niente, isolato da tutto e da tutti. E così finisce il video, così, di colpo. Ho detto tutto, e quindi ragazzi, ci possiamo salutare qua. Questo video, analisi e reaction si può concludere qua. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Seguitemi sui social, ci trovate in questo overlay, e seguitemi anche su TikTok soprattutto. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video. E ciao ragazzi!